Negli anni successivi alla fondazione dell'Accademia, Platone scrisse La Repubblica, che è il grandioso manifesto del programma, del progetto politico di Platone. E, essendo la filosofia platonica una filosofia sostanzialmente politica, allora La Repubblica racchiude il senso stesso della filosofia di Platone, contenendo il programma della formazione dei futuri governanti, governanti che diventeranno tali attraverso lo studio e l'esercizio della dialettica, il termine con cui Platone indicava la filosofia. Si tratta nella Repubblica dell'ideale, ecco, accademico di formazione dei politici attraverso la filosofia. Una filosofia però rigorosa, una filosofia scientifica, con la quale è possibile conoscere la verità. È l'ideale di formare i legislatori della città attraverso lo studio della filosofia, una filosofia il cui orizzonte è sempre e comunque quello della polis, così per Platone come per tutti gli accademici successivi, e lo sarà infatti anche per il discepolo di Platone, Aristotele. La Repubblica di Platone è uno dei testi fondamentali e più importanti non solo di tutta la storia della filosofia, ma di tutta la storia della cultura in generale. È un dialogo che ha un'opera che ha influenzato la discussione filosofica e culturale di almeno un millennio. Quindi, ecco, sarebbe riduttivo parlarne soltanto come di un'opera fondamentale di Platone o per la storia delle dottrine politiche, perché in realtà con la Repubblica si tratta di una delle opere di riferimento e su cui si è letteralmente strutturata l'intera tradizione culturale occidentale. Come tale, la Repubblica è il più grande e il più grandioso di tutti gli scritti di Platone, ma è un'opera capitale per la cultura umana. La Repubblica è un dialogo costituito innanzitutto di 10 libri o di 10 capitoli, in cui protagonista è Socrate. Si tratta di un dialogo del periodo della maturità che Platone ha cominciato a comporre intorno al 380 a.C. e che ha completato, rivisto, modificato, integrato fino al giorno della sua morte nel 347, se è vera la celebre notizia riportata dai discepoli dell'Accademia, secondo cui Platone sarebbe stato ritrovato morto con accanto le tavolette su cui stava rivedendo, anche fino all'ultimo minuto della sua vita, il testo della Repubblica. Il protagonista della Repubblica è dunque Socrate, ma come sempre accade nei dialoghi platonici, i protagonisti sono tanti e il contesto e la cornice del dialogo sono molto complessi, sono ricchi di simbolismi, ricchi di rimandi. Qual è allora il contesto della Repubblica? Ci sono innanzitutto Socrate e Glaucone. Ma chi è Glaucone? Glaucone è nient'altro che nella vita reale il fratello di Platone. Anzi, ci sono Glaucone e Adimanto, che sono due personaggi del dialogo, sì, e sono proprio i fratelli di Platone. Socrate e Glaucone hanno appena finito di festeggiare le bendidie o bendidie, le bendidie, che erano delle feste particolarmente importanti ad Atene, una città che di feste simili, di celebrazioni, ecco, ne aveva tante. E mentre Socrate e Glaucone stanno camminando, incontrano un certo Polemarco. Polemarco che conduce a casa propria Socrate e Glaucone. In casa incontrano il padre di Polemarco, che si chiama Cefalo, e
E lì incontrano tanti altri uomini di Atene, uomini dotti, notabili, uomini in vista, uomini importanti, tra cui il sofista Trasimaco, Eutidemo, che tra l'altro dà anche il titolo a un importante dialogo di Platone. E poi incontrano Lisia, cioè il logografo Lisia e molti altri. Ecco, quindi l'ambientazione è la casa di un ricco personaggio ateniese e in questa casa si sono ritrovati, come molto probabilmente accadeva nell'Atene di allora, tanti uomini importanti, tanti uomini delle professioni, tanti personaggi colti, il sofista, il logografo e altri ancora. E che cosa fanno in casa di Polemarco questi uomini? Continuano a festeggiare le bendidie e dunque parlano, bevono, discutono, mangiano. Sono quindi questo gruppo di uomini è dunque descritto da Platone in quella attività che dovette essere in un certo momento della storia dei Greci qualcosa da cui ecco, l'ateniese dovette essere molto, molto attratto, traendone anche un certo piacere, ossia l'arte del dialogo, l'arte della discussione. L'ateniese di quest'epoca è infatti fondamentalmente molto, molto interessato alla discussione, a tutto ciò che ha a che fare con il discutere, con il dibattere. E forse è anche per questo che la sofistica prende così piede ad Atene a un certo punto, proprio perché nasce una vera e propria cultura della discussione, una vera e propria cultura che si innesta su una curiosità ateniese, che è quella appunto del conoscere. Non per niente Socrate è presente nei luoghi socialmente nevralgici della città, dove fa domande, parla, intavola discussioni e non per niente i sofisti insegnano agli ateniesi a lanciarsi in vere e proprie gare in chi riesce a far prevalere il discorso. Nasce dunque un vero e proprio agonismo del discorso. E in tutto questo discutere di cosa parla allora il dialogo La Repubblica? Il tema della Repubblica è la giustizia. La Repubblica è un dialogo sulla giustizia, ma non si tratta solo di questo. La Repubblica non è solo un dialogo filosofico sulla definizione della natura o del concetto morale di giustizia e non è nemmeno soltanto un dialogo politico in cui la giustizia, ecco, deve caratterizzare una Costituzione che sia appunto giusta e che sia garantita da governanti giusti. Anzi, come dicevo all'inizio, i temi in discussione nella Repubblica sono tanti e caratterizzeranno secoli e secoli di cultura, secoli e secoli di dibattito filosofico, un dibattito filosofico che coinvolgerà appunto la cultura in generale, ben oltre il ristretto, per quanto importante, ambito e campo delle dottrine politiche. Nella Repubblica è quindi possibile trovare molte cose, una teoria dello Stato o una costituzione dello Stato ideale, della città bella, della Callipolis, dice Platone, la città bella, cioè nel senso di città giusta, nel senso di città ordinata, nel senso di città armoniosa, ma oltre ad una politeia, oltre ad una costituzione, oltre ad una teoria della forma statale ideale, la Repubblica contiene anche una ontologia, cioè una dottrina dell'essere, con il caratteristico dualismo dell'essere, il dualismo ontologico platonico, cioè la divisione dell'essere in due ambiti, quello sensibile e quello intelligibile.
Come sempre, poi il dualismo ontologico, platonico è accompagnato, associato al dualismo gnoseologico, per cui una cosa è la conoscenza sensibile, opinabile, e dunque una cosa è l'opinione soggettiva e mutevole che si può avere nel mondo sensibile, fatto di cose anch'esse molteplici, mutevoli e sensibili. Un'altra è invece la conoscenza vera e stabile che si ha del mondo intelligibile, quella episteme, quella scienza che coincide appunto con la conoscenza vera di tipo oggettivo, di tipo scientifico, cioè non soggetta a mutamenti o a dubbi. La conoscenza sensibile, dunque, nel sistema platonico è inferiore alla conoscenza ideale, così come nel dualismo ontologico il mondo sensibile è inferiore al mondo ideale. E così come le cose sensibili sono solo copie dei modelli originali, ideali. La bellezza e il bene ideali sono infatti sovraordinati rispetto alle cose buone e alle cose belle del mondo empirico, di cui anzi costituiscono i modelli o dei criteri di giudizio. Copie sensibili, dunque, che sono copie ed esempi dei modelli ideali. Compito del filosofo, che poi nella Repubblica sarà anche il governante, è appunto quello di conoscere le idee e in particolare di conoscere l'idea più alta, l'idea del bene a cui deve essere educato il governante, che deve governare rivolgendo lo sguardo ai valori ideali, ai valori duraturi, stabili, affinché siano sempre questi valori la bussola che guida il governante nell'arte del governo della comunità. Dicevo allora come nella Repubblica vi sia una teoria politica, ma anche una teoria dell'essere, ontologia, e quindi una teoria gnoseologica o gnoseologia che è sempre collegata alla teoria dell'essere. Ma nella Repubblica c'è di più. C'è anche un'etica e poi c'è una teoria dell'anima, o meglio una psicologia. Ricordo che il mito di Er è infatti con la sua immortalità dell'anima è compreso nella Repubblica. E poi c'è un'estetica, o meglio una filosofia del bello, una filosofia dell'arte, con la caratteristica condanna platonica dell'arte e della poesia e della pittura, che sono viste come attività di pura finzione, lontane dalla verità che è costituita delle idee, lontane dal vero sapere e quindi ingannevoli. L'arte è per Platone infatti mimetica, in quanto riproduce, ossia imita le cose sensibili, ma le cose sensibili a loro volta non sono le cose vere, bensì sono le cose sensibili esse stesse copie, copie dei modelli ideali. Quindi l'arte è dunque l'imitazione di cose che a loro volta sono imitazioni delle idee. L'arte è imitazione di imitazioni. L'arte è finzione al quadrato per Platone. Ecco dunque che all'interno di questo dialogo dedicato fondamentalmente alla giustizia e allo Stato sono compresi tanti temi e tante dottrine diverse da quella strettamente politica: l'ontologia, la teoria della conoscenza, la psicologia, l'estetica, l'etica e poi soprattutto la pedagogia, ossia la filosofia dell'educazione. Come abbiamo visto, Platone è un filosofo fondamentalmente politico. La sua attività filosofica è infatti una reazione a quella malattia della città, a quella
degenerazione di Atene e della sua democrazia, che alla fine della guerra del Peloponneso si manifestano in modo indubitabile nella tragica assurdità della condanna a morte del suo cittadino più giusto, ossia di Socrate. La stessa teoria delle idee nasce proprio dalla esigenza politica di trovare un accordo tra i cittadini, dall'esigenza di ritrovarsi fondamentalmente sui criteri di valutazione delle cose, per condividerli, in modo tale da impedire al relativismo sofistico di ritenere buono soltanto ciò che è utile, bene soltanto ciò che fa comodo, bello soltanto ciò che piace, e dunque evitando di dividersi inesorabilmente. Platone soffre per Atene, in cui il decadimento morale e politico alla fine della guerra del Peloponneso è devastante. Platone soffre di questa divisione conflittuale tra le fazioni politiche e tutta la sua filosofia è orientata allora in senso politico, cioè è orientata alla fondazione di una nuova città, di una città che possa essere portata avanti nella concordia e nella pace, anche e soprattutto attraverso la teorizzazione di una diversa educazione, capace di formare un nuovo cittadino, il nuovo cittadino ateniese. Il progetto platonico è insomma quello di correggere le storture e gli errori di una comunità, di una società, di una polis che ha perso la propria identità e che si è data all'ingiustizia, quell'Atene della fine del V secolo che è ormai incapace di essere una polis, cioè è incapace di essere una comunità stabile, una comunità giusta, una comunità ben governata. Quello che Platone intende fare, quello che Platone cerca di realizzare è quindi un rinnovamento morale, ma è anche un rinnovamento sociale ed è un rinnovamento politico della città, che innanzitutto ha bisogno di una forte opera educativa, di una grande pedagogia, affinché il cittadino possa crescere ben formato, secondo i giusti ideali, secondo i giusti valori, in una consapevolezza collettiva e condivisa di quali siano i compiti e i doveri di ciascuno, oltre che ovviamente quale sia il fine della comunità politica. Ecco, questo disegno della Costituzione platonica, della Costituzione ideale, come qualcosa che vede uniti e ben governati i cittadini, e il percorso educativo che bisogna fare per realizzare questo stesso disegno politico che tende all'unità, ecco, tutto ciò lo ritroviamo nella Repubblica. E infatti all'interno della Repubblica c'è soprattutto una pedagogia, una teoria dell'educazione, una teoria dell'educazione che è fondamentale, perché se si vuole dare vita ad una nuova città si deve iniziare formando il nuovo cittadino, un nuovo cittadino che sarà l'elemento base della città, la prima cellula della città, un cittadino che, educato in un certo modo, possa costruire a sua volta una città stabile, assieme agli altri, armoniosa e pacifica. E quindi, riassumendo, quello che Platone mette in scena nella Repubblica è un dialogo in cui è innanzitutto teorizzata una teoria dello Stato, una teoria della nuova città, e dunque teorizzato il percorso educativo necessario per realizzare questo progetto di una nuova città. Ma la domanda principale della Repubblica, torniamo quindi alla domanda principale, è: che cos'è la giustizia? Cos'è la giustizia? Come quasi sempre accade nei dialoghi platonici,
Così anche nella Repubblica c'è un sofista che risponde, o meglio c'è un sofista che dibatte con Socrate. E questa volta si tratta del sofista Trasimaco, il quale afferma che la giustizia è la legge del più forte. La giustizia è fare ciò che la propria forza, ciò che il proprio talento, ciò che la propria capacità permettono di fare. Giustizia quindi è né più né meno il proprio utile. Questo dice il sofista Trasimaco, colui che, in quanto sofista, si ritiene sapiente delle cose della politica, sapiente delle cose che riguardano la città. Al che Socrate risponde che non è così, perché allora, se così fosse, il governante più giusto sarebbe il tiranno, il quale invece chi è? Il tiranno è sempre un corrotto che favorisce unicamente se stesso e favorisce la ristretta cerchia di chi gli sta attorno. Ma questa non è giustizia. Il tiranno non è giusto. A quel punto Trasimaco non si limita a confrontarsi dialetticamente con Socrate, ma direttamente lo minaccia. Importante questo. Platone fa esprimere a Trasimaco delle minacce nei confronti di Socrate. Perché? Per far vedere, per rendere chiaro come il clima di ostilità verso il maestro fosse già in atto ben prima della denuncia e della condanna. E allo stesso modo, anche nel Gorgia, Platone fa esprimere al sofista Callicle parole minacciose verso Socrate. Il dialogo quindi si orienta su una definizione, sulla definizione dello stato giusto. Più che sulla definizione della giustizia, sulla definizione di uno stato giusto, cioè su come debba essere strutturato, su quale debba essere la Costituzione, su come debba essere governato uno stato per definirsi giusto, per essere uno stato in cui vige la giustizia. E allora, come funziona lo stato giusto secondo Platone? Ecco, qual è la risposta che dà Platone a questa domanda? Come funziona lo stato giusto? Qui abbiamo la celebre esposizione platonica della suddivisione delle classi sociali in tre classi della società, a cui corrisponde il caratteristico parallelismo per ciò che riguarda la tripartizione dell'anima, per ciò che riguarda l'anima prevalente negli appartenenti alle diverse classi sociali, assieme anche al tipo di virtù o di caratteristica psicologica che prevale negli appartenenti alle diverse classi sociali. Lo stato giusto, dice Platone, deve essere diviso in tre classi sociali. E quali sono? Dal basso verso l'alto, la prima classe è quella dei cittadini. Si tratta dei lavoratori o anche dei produttori. Chi sono? Sono coloro che devono lavorare per produrre quei beni materiali che servono a sostentare gli appartenenti alle due altre classi di cittadini. Nella suddivisione delle parti dell'anima, già presente nel Fedro e poi ripresa nella Repubblica, l'anima prevalente dei lavoratori è l'anima concupiscibile, il cui simbolo nel Fedro è il cavallo nero. Qual è la virtù che li caratterizza? La virtù che li caratterizza è la temperanza, cioè devono essere obbedienti, perché è fondamentale che ogni lavoratore svolga il suo compito. Il vasaio deve fare il vasaio, il panettiere, il calzolaio. I lavoratori devono dunque essere temperanti, cioè devono avere l'umiltà e il buon senso di fare ciascuno ciò che la loro stessa natura gli impone di fare. Passiamo adesso alla seconda classe, un po' più su nell'ordinamento platonico. La seconda classe è quella dei guerrieri. La loro anima è irascibile,
o volitiva, il loro lavoro è difendere lo Stato. La loro virtù è il coraggio. Hanno un'anima forte, irascibile, appunto, volenterosa. Li contraddistingue la forza d'animo. Il guerriero deve avere una prevalenza di forza e di coraggio. Il suo simbolo nel fedro è invece il cavallo bianco. Poi, e infine, c'è la classe più alta, è quella dei governanti, è la classe dei governanti. Sono, dice Platone, gli uomini d'oro, così li chiama, gli uomini la cui anima è d'oro. Sono i sapienti, sono in poche parole i filosofi. La loro anima è quella logica, è l'anima razionale. Il simbolo nel mito del carro alato è l'auriga. La virtù che li contraddistingue è invece la saggezza. E quindi nel sistema sociale, delle classi sociali di Platone c'è una convergenza tra la classe sociale di appartenenza, il tipo di anima prevalente e infine il tipo di virtù, ossia di caratteristica che prevale nell'individuo. L'anima razionale per i governanti, l'anima volitiva o volenterosa per i custodi guerrieri, l'anima concupiscibile per i produttori. Ed è la prevalenza del tipo di anima e dunque della corrispettiva virtù a determinare l'appartenenza alla classe sociale in Platone. Coloro che sono coraggiosi e che sono mossi da un'anima volitiva, da un'anima forte, faranno i guerrieri, faranno i custodi. Coloro che tendono a essere invece temperanti apparterranno alla classe dei lavoratori. Le tre anime corrispondono quindi alle tre classi sociali. Le tre classi sociali corrispondono alle tre anime. Tuttavia, in questo sistema, per quanto possa sembrare rigido, non c'è un immobilismo totale, non c'è immobilismo totale nella teoria politica e sociale di Platone. Cioè, se nell'anima del ragazzo che è nato contadino c'è qualche grammo d'oro, allora bisogna coltivare con l'educazione quel grammo d'oro, in modo che quel ragazzo possa anche passare nelle classi superiori. L'educazione quindi è fondamentale in un sistema in cui l'attitudine dovuta alla prevalenza di un certo tipo di anime è ciò che stabilisce quale sia il posto giusto del singolo nella comunità. E allora adesso siamo in grado di rispondere alla domanda fondamentale, alla domanda che abbiamo fatto prima, cioè quando lo Stato sarà giusto? Lo Stato, secondo Platone, sarà giusto quando ciascuna di queste tre classi farà il proprio dovere. Giustizia avviene quando ciascuno svolge il suo compito, quando ognuno fa il suo dovere e quando ognuno rispetta i suoi compiti, quando il lavoratore fa il lavoratore, quando colui che ha un'anima volitiva o irascibile fa il guerriero e quando colui che ha un'anima razionale, un'anima d'oro, preponderante, invece fa il governante. Soprattutto uno Stato è giusto però quando il governante governa in modo giusto. Quando il governante governa bene, come? Conoscendo quale deve essere la suddivisione delle classi sociali e conoscendo ciò che le classi sociali devono fare. Perché nell'idea platonica la comunità è un po' come un organismo che si mantiene in salute soltanto finché ciascun organo fa quello che deve fare. E allo stesso modo, seguendo il modello del corpo umano, lo Stato è in salute, è giusto, quando ciascuna classe sociale compie il proprio dovere, anzi compie il proprio dovere ordinatamente. Il corpo sociale è come il corpo umano.
Se il corpo umano è fatto di organi che devono collaborare per la salute, per ottenere la salute del corpo, lo Stato è fatto di classi che devono collaborare per la salute pubblica della comunità. È colui che guida la comunità, è colui che guida le classi, è colui che conosce il bene, è colui che ha perché ha l'anima d'oro e che ha seguito però un percorso di formazione personale che lo ha messo in condizione di conoscere la vera realtà del bene. È colui che nel mettersi a capo dello Stato ha sempre in vista, deve sempre avere in vista quale sia il bene e come possa essere ottenuto. Ossia, innanzitutto, il bene deve essere ottenuto attraverso la collaborazione di tutte le classi, attraverso la condizione per cui ciascuno farà il proprio dovere a partire dal proprio lavoro, a partire dal proprio ruolo, dalla propria mansione. Quale? Quella a cui è indirizzato dalla propria anima. È un po' anche questo il senso di quel conosci te stesso socratico, per il quale il bene è possibile soltanto conoscendo il proprio compito e facendolo al meglio. Come? Conoscendo le proprie capacità, e i propri limiti. E concludo quindi questo video dedicato alla Repubblica di Platone dicendo che la concezione dello Stato, secondo cui il corpo sociale è assimilabile a un organismo vivente, tale per cui uno Stato funziona quando ogni elemento del corpo sociale svolge al meglio il proprio compito per il bene dello Stato, ecco, esattamente come gli organi di un organismo vivente collaborano in vista della salute dell'organismo, ecco, dicevo, questa concezione dello Stato assimilato al corpo umano si chiama, o al corpo di un organismo vivente, si chiama concezione organicistica. La teoria politica di Platone è dunque organicistica ed è una visione dello Stato tra le più riprese e le più ripetute e variamente integrate, modificate nel corso delle dottrine politiche per più di un millennio.